una relazione affettiva che viveva un momento delicato, una relazione pericolosa giunta ad una svolta inattesa. Potrebbe celarsi qui la causa della scomparsa di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari inghiottito dalla lupara bianca tra il 9 e il 18 ottobre scorsi? Le indagini dei carabinieri di Vibo Valentia procedono spedite, attraverso interrogatori di persone informate sui fatti e sospettati, attraverso l'analisi dei dati di traffico telefonico. Decisiva però sarà la perizia sulla Ford Fiesta ritrovata carbonizzata nei pressi della Pinetina di Dinami, vicino allo svincolo autostradale. La Calabria è di nuovo in allerta maltempo. Dalla scorsa notte intense piogge stanno interessando gran parte della nostra regione. La Protezione Civile ha diramato avvisi di allerta gialla e arancione, rossa per il Regino, e sono decine i sindaci che hanno chiuso le scuole. La paura è che possano verificarsi nuove tragedie, come quella avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, quando il livello delle piogge fece sondare il torrente Cantagalli, travolgendo a San Pietro Lametino Stefania Signore e i suoi piccoli. E proprio nella Metino si registrano i danni più importanti. Le piogge hanno superato il livello 2 a Lamezia e quello 3 in alcuni punti del comprensorio. Tutto pronto per la sfida tra Italia e Portogallo Under 20 che si giocherà martedì pomeriggio alle 18 allo stadio Ezio Uscita di Crotone, un match valevole per il terzo turno del torneo 8 Nazioni. In mattinata si è tenuta la consueta conferenza pre-gara da parte del commissario tecnico Paolo Nicolato, alla quale hanno preso parte il sindaco Ugo Pugliese, l'assessore allo sport Giuseppe Frisenda, il delegato CONI Daniele Paonessa e il presidente provinciale della LND Pino Tallarico. Sì, noi adesso abbiamo sicuramente una progettualità che deve arrivare a maggio, quindi il tempo che ci rimane deve essere dedicato assolutamente prima che ai risultati proprio alla costruzione della squadra che andrà ai mondiali. Abbiamo grande motivazione.